È iscritto a parlare il senatore Vacciano, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Io intervengo per sollecitare la risposta ad una mia interrogazione, la numero 4/892, pubblicata il 24 settembre 2013, concernente una delle due discariche operanti a Latina, ed è quella gestita dalla società Ecoambiente. Una risposta quanto mai auspicabile e opportuna in considerazione delle vicende che hanno portato in questi giorni agli arresti del magnate dell'immondizia Manlio Cerroni e di Bruno Landi, il suo braccio destro, il quale, e cito le parole del rapporto dei carabinieri riferite a Landi, rappresentava la funzionale cerniera fra il gruppo Cerroni e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio. Cito in particolare l'intercettazione di una telefonata di Landi con il senatore Candido De Angelis, relatore della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, durante la quale De Angelis avvertiva il direttivo di Ecoambiente delle ispezioni a sorpresa presso la discarica di Latina. Pare delinearsi una sorta di indiretta collaborazione delle istituzioni locali con i gestori privati del ciclo dei rifiuti, che nel caso specifico sono gli stessi delle vicende giudiziarie legate alla provincia di Roma. È lecito domandarsi se i fatti descritti portino alla luce una situazione che non può considerarsi circoscritta ad un problema locale, ma debba rientrare di diritto in un più ampio e sottaciuto sistema criminale. Un sistema che ha condotto la Regione, in particolare i territori circostanti la discarica di Latina, ad un disastro ambientale, territoriale e sanitario, determinato da un palese vuoto istituzionale nel senso più ampio, nel suo significato più ampio. Ciò che preme conoscere con precisione, oltre le eventuali responsabilità penali e civili delle quali si occuperà della magistratura, è il livello di inquinamento della zona della discarica di Borgo Montello, in maniera univoca, specialmente considerando i sospetti ritardi della relazione ARPA 2012, che è risultata dispersa per quasi 2 anni nei cassetti di Comune, Provincia, Regione e ARPA stessa, nella quale veniva confermato l'inquinamento di falda, fiume, terreni, versante discarica e versante agricolo. A tutt'oggi questo inquinamento risulta non interpretato dall'AS locale, impedendo qualsiasi tipo di pianificazione sanitaria e ambientale. Il Governo, che dovrebbe essere particolarmente interessato a rispondere a questa interrogazione per dimostrare la propria attenzione nei confronti della popolazione nella zona coinvolta del capoluogo pontino, potrebbe anche impegnarsi a sollecitare chi di dovere ad identificare e valutare l'effettivo trend in aumento per alcune importanti patologie. Senatore, concluda la frase, nonché prego. L'incidenza dei tumori tra i residenti della zona. Anche il silenzio in questi casi è purtroppo una risposta.